Francesco Conte, ristorante Nettuno, siamo ai Maronti. È stato un weekend importante, quello più rilevante dal punto di vista dei numeri, numeri che aumentano, crescono. Qui ai Maronti, com'è andata? È andato molto bene, abbiamo avuto un sabato e domenica affollatissimo di persone, tutte persone per bene naturalmente, hanno mantenuto le distanze, hanno fatto tutto il loro dovere, di tutti i cittadini che sono chiamati a queste accortezze, noi la nostra parte pure l'abbiamo fatta, quindi è andato bene. Ecco, secondo te c'era da aspettarselo questo aumento, no? Inizialmente si era un po' tutti pessimisti, invece l'impressione è che piano piano, al di là del fatto che mancano ancora i turisti esteri, però ecco, almeno il turismo locale comincia a muoversi. Sì, sicuramente, il turista locale non vedeva l'ora di uscire di casa, di prendere il sole, di stare all'aria aperta al mare. E quindi il nostro turismo che di campano comunque c'è stato e quindi è andato tutto bene. Per quanto riguarda l'estero dobbiamo ancora un attimino aspettare, speriamo che anche loro si mettono in riga come abbiamo fatto noi in passato. Carolina Conte, ristorante Nettuno qui ai Maronti, com'è andata con il ristorante soprattutto, ma poi parleremo anche dello stabilimento balneare. Allora, il bilancio di questo fine settimana è stato abbastanza positivo, la gente c'è stata, diciamo che rispettava anche le regole, per quanto ovviamente sia possibile, perché essendo stata tanta gente, un po' sulle distanze dovevamo riprenderli, ecco. Più ischitani, più turisti, ma soprattutto ecco proprio sui turisti cominciano ad aumentare, che impressione avete avuto? Allora, gli ospiti della spiaggia sono stati numerosi, turisti ovviamente campani, italiani, ma anche l'isolano ha preferito la spiaggia dei Maronti e quindi ci stiamo trovando davvero bene. Ci siamo organizzati con tutti i dispositivi per sanificare le mani, le attrezzature da lavoro, i lettini, quando arrivano e quando vanno via i clienti e poi le normali norme che già adottavamo prima, ecco. Sulla spiaggia libera invece come sta andando secondo te? Si potrebbe fare meglio da questo punto di vista? Penso che si possa fare sempre di meglio, ci vuole più controllo, questo è sicuro, da parte delle autorità, per garantire veramente più sicurezza a tutti quanti, perché ovviamente chi viene in vacanza vuole distogliere il pensiero da tutto quello che è successo e magari a volte si comporta come dimenticando tutto quello che abbiamo dovuto comunque passare in questi mesi. Carolina, un'ultima domanda e una curiosità. Sempre sui social, spesso voci, luoghi comuni, tutti dicono che gli stabilimenti balneari in generale hanno aumentato di chissà quanto i prezzi. Noi, in quanto stabilimento Lido Nettuno, ci siamo attenuti ai prezzi degli scorsi anni, non abbiamo aumentato perché comunque vogliamo venire incontro alla nostra clientela e non vogliamo speculare sulle tasche dei nostri ospiti, ecco. Con un prezzo abbordabile e conveniente per gli ospiti del Lido, sebbene comunque anche noi ne abbiamo risentito di questa situazione.